Chiara, allora questo lavoro che continua la ricerca su alcuni movimenti che c'erano già in altri vostri spettacoli, su questo senso dell'equilibrio, questo battere i tacchi che poi insomma deriva dal testo che richiama questa magia del portare in un altrove, al quale però forse non si giunge, no? Cioè si rimane un po' ingabbiati. Ma il lavoro è stato condotto proprio su questo gesto emblematico, appunto come dici tu, il famoso gesto mitico di Dorothy, e proprio l'intento era quello di declinarlo secondo le sue infinite possibilità, come a dire oggi Dorothy come potrebbe compiere questo gesto, e Dorothy per noi era qualunque donna che nei nostri laboratori si accingesse a fare questo tipo di lavoro, per cui abbiamo dato vita a una partitura di passi magici che erano allo stesso tempo battiti, piccoli rituali, ma anche fratture, inciampi, e a seconda dei colori che ognuna delle ragazze ha portato, ho lavorato con 40 ragazze, queste sono solamente alcune di quelle che abbiamo poi selezionato, e selezionate non tanto per bravura, ma proprio per, è come quando fai un quadro, cioè per alcuni colori specifici che ti servono per usare, per fare quel tipo di paesaggio, e questo per me è un paesaggio di battiti, e, tra l'altro ha anche un carattere oltre che visivo, io quando esco di scena e dietro quinta riesco a sentire questo concerto di battiti, di pulsazioni, per me ha la stessa energia che quella che mi porta all'impatto visivo, proprio perché appunto ognuna di loro ha come, in questa grande sinfonia, era come per me il timbro di uno strumento musicale diverso. Ognuna di loro che però è identica, cioè con questa parrucca, con le treccine, è identica al tuo personaggio che è quello diciamo più mitologico, infatti. Ecco, però loro lo declinano nel reale. Esatto. C'è da dire anche che questo luogo, perché in questo è il debutto di questo spettacolo, che però ha avuto un'anteprima al Museo Archeologico di Sarsina, dove eravamo nella stanza dei fossili, ci sono sempre dei setting un po' particolari, questo luogo straordinario ha conferito un ulteriore senso al lavoro, perché lavorando con l'artista Beatrice Pasquali, che da sempre si ispira a questo luogo nelle sue opere, che ha lavorato su questi pezzi anatomici che camminano con le ragazze su queste tavole a rotelle, è venuta fuori questa idea del, come dici tu, entra la vera Dorothy, l'archetipo, no? Che tenta questo passo e poi tutte le infinite donne Dorothy di questo mondo la imitano, come dire, poi è un'imitazione originale naturalmente. Però avviene questo passaggio di questi pezzi quasi come se fosse venuto lo sparagmos mitico, quasi come se bisogna sbranare Dorothy per poter poi ritentare il suo passo archetipico, ecco. E questo luogo ci ha regalato proprio, l'altro giorno eravamo qui spettatori io e Luigi, e ci ha colto questa immagine folgorante che ci ha regalato l'opera, insomma, in questo luogo. Ed è stata un'emozione molto forte per noi. Quindi questo spettacolo voi avete l'idea di replicarlo comunque in luoghi che abbiano questa natura, questa... Il contesto museale è fondamentale, in un teatro non avrebbe senso, perché c'è questo discorso anche di sguardi, in specie, cioè tu guardi gli spettatori che ti guardano e questi sguardi, l'incrocio di questi sguardi, come se tutti fossimo, o tutti fossimo opere, qui poi addirittura abbiamo tanti spettatori morti e tanti spettatori vivi, e questo gioco tra vita e morte è veramente un'altalena spasmodica. Il contesto sarà sempre da ricreare, ogni volta il lavoro cambierà, però dovrà essere museale sicuramente, sì. E come si inquadra questo nell'evoluzione della vostra poetica? Cioè se tu dovessi dire dove sta andando la ricerca di Fanny Alexander? Ma diciamo che questa tappa è la tappa di un percorso molto ampio che abbiamo condotto sul Mago di Oz, e forse la cosa, abbiamo scelto per questo contesto, il contesto di un colpo, proprio un evento performativo che ha a che fare con uno stare, cioè non ha una forma, uno spettacolo arriva a un livello di formalizzazione compiuto, non per dire che questo è incompiuto, ma perché è una forma più, meno aperta, una performance ha a che fare con il contratto, anche di volta in volta mutevole, che si istituisce tra spettatore e artista e artista che live lavora, e ci piaceva in questo contesto in cui la giovinezza e comunque il lavoro con i giovani, con persone ancora non per forza formate, è al centro, diciamo, offrire proprio un lavoro di questo tipo, molto diverso dagli spettacoli del ciclo Oz, perché è veramente l'unico intervento veramente performativo che ha a che fare con uno stare che deve essere ricreato con la cooperazione dello spettatore. Spettatore che alcune volte rimane folgorato, altre rimane col grande dubbio di non aver capito cosa ha visto, no? E questo, certo, penso che faccia parte del gioco. Perché io credo che il mistero
questa cosa che ti dicevo prima, che l'opera ti parla più ancora di come intuisce delle cose prima di te. Tu sei il primo spettatore della tua opera, perché c'è un grande spazio che tu lasci allo spettatore e lasci anche a te stesso dentro l'opera, e io chiamo questa cosa mistero, e secondo me è una caratteristica di ogni opera d'arte vera. Però in questo caso la grammatica, diciamo, di base è di una semplicità schiacciante, perché in realtà è una codifica con tante letterine alfabetiche, per dire questa piccola frase, "There's no place like home", famosissima, è lo stesso battito ripetuto qui 6, 7 volte, 8 volte, ma che potrebbero essere 1000, quindi il primo livello credo sia veramente accessibile. Poi, come in tutte le opere a strati, il mistero si incunea tra tutti gli strati, allora si diventa un viaggio personale, un'avventura proprio personale. Grazie mille, grazie a te. Buona serata, ciao, ciao.